Forse potrà sembrarvi strano, ma il progetto di una barca può essere influenzato dalle sue origini, dal luogo dove viene costruita, dalle acque dove navigherà. Ci troviamo sulla costa tirrenica, nel Lazio, sotto il promontorio del Circeo. Qui, negli anni 70, è nata la passione per i motoscafi italiani veloci, con carene a V profonda, con lunghi ponti di coperta, un modo di navigare e uno stile che ancora oggi sono il desiderio di molti diportisti italiani, e non solo. Acqua 38X interpreta perfettamente questo sogno, un po' nostalgico, un po' iconico. La lunghezza è di 12,5 metri, ma è omologato entro i 10 metri e ha una larghezza di 365 centimetri. Il progetto è di Francesco Guida, che ha firmato splendidi yacht di ogni misura. Questo motoscafo evoca la storia, ma viene realizzato con moderne tecnologie. È un prodotto dell'artigianato italiano e, non essendo costruito in grande serie, offre due interessanti opportunità. Vi permette di distinguervi con un modello esclusivo e potete chiedere di personalizzarlo per fare della vostra barca un esemplare unico. Abbiamo già provato l'Acqua 35, ma questa è una nuova versione, leggermente più lunga, e per questo hanno cambiato il nome in Acqua 38X. Era necessario fondere la tradizione con l'evoluzione, e lo hanno fatto. Mi spiego, un vero motoscafo non può rinunciare a un lungo ponte di prua senza battagliola e corrimano, ma oggi la tendenza è costruire barche sempre più pratiche e sicure, e per questa ragione hanno modellato un passavanti ribassato che favorisce il passaggio verso prua. A poppa il prendisole si affaccia sulla spiaggetta, senza alcuna protezione, quindi durante la navigazione veloce meglio se vi accomodate sui divani. Il pozzetto è allestito con una dinette completa di tavolo regolabile in altezza e in larghezza. Sul lato di dritta il mobile bar con lavello e frigo. Le tappezzerie sono di pregiato tessuto sambrella, molto chiaro, in contrasto con i colori dello scafo e della coperta. Il pagliolato del pozzetto e della plancetta sono rivestiti con un prodotto sintetico che ne definisce la modernità. Il tendalino in tessuto filtrante lascia passare l'aria e ombreggia. L'interno è moderno, luminoso, semplice ma molto gradevole, grazie alle laccature lucide bianche che ricordano, anche queste, uno stile del passato tornato di moda. La cabina prodiera è larga anche nel vertice. L'altezza sopra il materasso è notevole. Ci sono poi due armadietti, uno per lato. Lunghe finestre vi fanno vedere il panorama. Al centro un disimpegno arredato con un divano di ecopelle. L'angolo cottura ha il piano di coria. Nelle finestrature della dinette hanno inserito gli oblò. Verso poppa si può avere una cuccetta per bambini, è un locale opzionale. Il bagno ha il box doccia separato ed è piuttosto grande per questa tipologia di barche. Finora abbiamo visto tutto quello che si poteva vedere. Adesso proviamo quello che non si può vedere, lo scafo. Lasciamo alle nostre spalle la Maga Circe, il promontorio del Circeo. Ci dirigiamo verso le isole Pontine.
questo esemplare di Aqua38X hanno installato due motori diesel Volvo Penta da 320 cavalli. È la motorizzazione più bassa prevista per questa unità. Si può arrivare sino a due motori da 400 cavalli. Abbasso i flap e controllo l'assetto. Siamo già in planata, la velocità è di 12 nodi. La risposta al gas è molto docile, quindi potete guidarla in maniera piacevole, senza alcuno stress. Ma, come vedrete, questa è una barca che regala molte emozioni. Vi faccio subito vedere come si piega a 15 nodi. Come mai un angolo di sbandamento così elevato? Perché la carena è profondissima. A poppa l'angolo dietro misura 23 gradi. Sì, ma in termini nautici, dinamici, questo cosa significa? Significa che se volete, anche quando ci sono le onde, le attraversate come se foste su una barca da corsa. È così piacevole guidarla sbandata che non riesco ad andare dritto. È più divertente, mi sembra un po' di essere in moto. Vi ho parlato di barche da corsa, ebbene, questa è una costruzione realizzata con tecniche moderne, infusione di resina vinilestere sottovuoto e lo scafo è rinforzato con fibre di carbonio. 25 nodi, velocità di crociera piacevolissima. Stiamo consumando 74 litri ora per entrambi i motori. Questo significa che percorriamo un miglio con 3 litri di gasolio. Questo dato dovrebbe farci riflettere sull'utilizzo di questo impianto di propulsione, con una potenza equilibrata, giusta, non esagerata. La velocità massima di crociera è di 32 nodi e il consumo di circa 90 litri ora. La giornata qui sulla costa laziale è meravigliosa, il mare è un olio e mi dispiace non farvi sentire come questa prua affilata taglierebbe le onde. Magari ne facciamo qualcuna noi e andiamo a prendercela. Si tocca l'acqua con la mano. Ecco, adesso lo passo col dritto. Fate caso ai rumori. Niente, è soffice. Però questi masconi nella parte più alta dello scafo, oltre la linea di galleggiamento, sono gonfi perché in caso di maremoto vi devono dare sostentamento. Insomma, è una carena intelligente. Non sarebbe una nostra prova, una prova di The Boat Show, se non mettessimo giù le manette. È il momento anche di togliere i flap che nel frattempo, all'aumentare della velocità, avevo piano piano alzato. Adesso non servono più per niente. Siamo al massimo e diamo anche un po' di trim. Angolo di trim più un grado, consumo 120 litri ora, motori al massimo regime, velocità 36 nodi e mezzo. Ci sono tanti modi diversi di andare in barca e tante barche diverse, ma quando hai uno scafo così non hai bisogno di esagerare con la velocità, con le prestazioni. Con questa carena ti diverti e basta.